prima di presentare un'azienda, cioè in modo che la possano conoscere meglio questo anno conclusivo di questa lunga cavalcata, diciamo, abbiamo già visto, diciamo, molte questioni molto complicate, tipo ILVA, tipo Piaggio, e invece abbiamo visto anche cose, come dire, in cui non ci sono problemi, tipo Siemens, che anzi è andata in SDS aziende. In questo quadro abbiamo chiesto di farci un po' dire come sta andando l'azienda termomeccanica, che non ci induce ad avere dei problemi particolari in questo momento, e che quindi, come dire, esaminiamo come un caso che va bene nonostante la crisi. Insomma, questo è. Lo facciamo anche un po' questo lavoro perché siamo all'inizio la conclusione del lavoro della programmazione dei fondi europei 14-20, fondi europei che abbiamo sempre quasi destinato a piccole e medie aziende, ma adesso comincia a crescere la richiesta di alcune operazioni mirate anche su grandi aziende, con apporto di programma, eccetera. E quindi abbiamo, con la Saldo Energia, con altre realtà, già visto un po' di queste cose qui. Insomma. Questo è il quadro, via. Bene, no, la termomeccanica non ha un problema particolare come azienda, in realtà. Quest'anno prevede addirittura una crescita abbastanza eccezionale perché pensiamo di avere una crescita intorno al 3% rispetto all'anno precedente e con una situazione anche economica stabile, anzi, qui. Il nostro problema è semmai consolidare questa crescita a livello internazionale e strutturare l'azienda come un'azienda che questi episodi di crescita estera li faccia diventare degli episodi strutturali. I ricavi di quest'anno sono stati un po' depressi perché abbiamo subito la crisi degli ordini. Abbiamo abbandonato l'Italia sostanzialmente mercato. Abbiamo capito che è un problema prendere contratti in Italia, in particolare con la pubblica amministrazione. Ogni volta che abbiamo preso un contratto si è trasformato in un contenzioso e si è trasformato in mancati pagamenti, ma poi non solo in mancati pagamenti. C'è una tendenza a strutturare il contenzioso, il mancato pagamento su un contenzioso e quindi diciamo, abbiamo capito che in Italia si rischia di fare bilanci magari inutili, ma quindi abbiamo proprio preso un indirizzo nel consiglio di amministrazione di non partecipare più alla partistica pubblica italiana. Ci siamo indirizzati verso l'estero, voi sapete la termomeccanica, quindi diciamo, la paella e i cucinelli sanno bene cos'è, gli amici di Spezia, ma per gli altri dico che si occupa di due grossi settori, da una parte c'è l'attività ecologica, l'ingegneria ecologica, che sostanzialmente sono dei termovalorizzatori, vediamo la costruzione dei termovalorizzatori, del trattamento dell'acqua industriale e civile, e questa fino ad oggi faceva circa metà della nostra attività, intorno a 100 milioni di euro, e altri 100 stavano nella parte di produzione di pompe e compressori. La produzione di pompe e compressori è un'attività che da tempo abbiamo spinto sull'estero, perché in Italia i mercati pompe per energia si costruiscono a centinaia. Pompe per il petrolio o per la petrochimica, non si fanno più stabilimenti di petrochimica, si fanno semmai delle manutenzioni e estrazione, c'è solo qualcosa nella zona della Basilicata, dove peraltro ci sono le nostre pompe, e qui abbiamo puntato tutto sul Medio Oriente, il Golfo Persico e recentemente in Russia. L'ecologia era basata da sempre al 70% in Italia con presenze minori all'estero. Da 4-5 anni fa abbiamo cominciato a guardare mercati internazionali. Avevamo fatto una prima forte delocalizzazione in Libia con tre contratti importanti, poi è successa la rivoluzione, quindi siamo fermati lì. Ora sta riprendendo gradatamente, poi abbiamo dovuto spingere.
mercati industriali, cioè l'Europa dell'Est, l'Europa in se stessa e l'America Latina. Oggi abbiamo in costruzione un termovalorizzatore a Cracovia, vicino a Cracovia, uno in Portogallo, uno che dovremmo, siamo in esame di aggiudicazione a Bruxelles, e poi abbiamo un'attività con Astaldi in Cile che sta partendo, insomma, sistemi di trattamento dell'acqua per alimentare le miniere, quindi ci sono sia i nostri sistemi di trattamento di installazione. Abbiamo anche peraltro visto per la disolazione la possibilità di acquisire la continuità della fisia, ma abbiamo visto che non c'è più niente, cioè in sostanza c'è rimasto solo le qualifiche del multiflash, tecnologia che oggi che ha due grossi difetti. Ha due grossi difetti per noi. Il primo è che la minima taglia di un contratto è da 500 a 1 miliardo di dollari, quindi comporta performance bond e impegni finanziari che non sono comodi per noi. Ma il secondo è che questa tecnologia è in dismissione nel Golfo Persico e la sostituiscono con altre molto più flessibili. E quindi per un verso avevamo anche interessato un gruppo saudita per comprarla insieme, ma il gruppo saudita si è tirato indietro. Dall'altra parte, proprio perché non c'è una prospettiva di nuovi investimenti in questa tecnologia. Dall'altra parte pensavamo di trovare le qualifiche dei termovalorizzatori, del grande termovalorizzatore che hanno fatto con tutti i casini che ha generato, però funziona alla Cella, e invece non sono in Fisia, ma sono nella Deutsche Werkbank, proprietà, e che è in vendita, quindi in Germania ci sono già delle trattative avviate, e quindi un argomento che abbiamo accantonato. Però la distillazione la seguiamo, quindi in Cile si tratta di fare un distillatore, ad osmosi inversa, che alimenta dei sistemi di pompaggio che portano l'acqua fino a 3.000 metri, dove ci sono delle miniere di rame, dove non hanno più stanno estinguendo tutte le falde acquifere che trovavano in quella zona, e allora gli hanno imposto a queste miniere per arrivare a 3.000 metri. Quindi noi facciamo una parte della distillazione, poi Astaldi farà tutti i piping e tutto quanto, e noi dovremo fare la spinta con le pompe, che peraltro sono pompe, sono 25 milioni di euro. È un mercato nuovo per noi, Cile, diciamo, siamo un po' in Argentina, ma non lo sa, un'opportunità. Poi recentemente ci siamo lanciati nello Shell Gas, abbiamo cominciato a lavorare su compressori per la spinta, diciamo, per il recupero del gas da frazionamento, da fracking. E ora stiamo valutando la possibilità di intervenire sulle pompe per fracking, che però è una tecnologia all'atto di dire. In ogni caso, tutto questo fa sì che l'azienda quest'anno prevede di fatturare 250 milioni di euro, sui 270 dell'anno scorso. Sarà fondamentalmente per oltre il 70% all'estero. Per la parte meccanica è circa 90, per l'ecologia sarà 60, perché abbiamo ancora qualche residuo sui contratti che dobbiamo consegnare. Dopodiché perché abbiamo finito l'inceneritore di termovalorizzatore, come si chiama, in modo più elegante, ma è la stessa cosa, a San Vittore del Lazio per la CEA, e l'altro di Lecco che abbiamo Questo fa ancora un po' di fattura d'Italia, credo che l'anno prossimo sarà circa 5-6 milioni di euro, che sarà solo quello che facciamo per conto di Eni e per conto di Eni, il trattamento dell'acqua per le centrali elettriche e per gli usi. E quindi direi che l'abbiamo scappata bella. Quanta gente avete in tutto voi? 900 persone. Tutta Spezia? No, Spezia ce ne sono 4-5. Poi il resto in giro per il mondo. Diciamo che
Quindi noi non prevediamo problemi sull'azienda, insomma, almeno di qualche tempo, un'aspettata. Ma insomma, non ci sono, come si dice, sempre tante corna e i fiocchetti rossi. Però razionalmente direi che il nostro problema oggi è quello di strutturare questa presenza estera in modo consolidato. Abbiamo acquisito alcune piccole società, una a Lucca e una a Vicenza, che hanno tecnologie molto particolari, una a Lucca di disinquinamento petrolifero, e difficoltà l'abbiamo acquisita, direi che sta andando bene, sta facendo bene. L'altra Vicenza, perché faceva dei package con i nostri compressori che utilizzavano negli Stati Uniti la spinta sullo shale gas, e l'abbiamo acquisita perché questo è un business. Come sta andando questo shale gas? Cresce? Sta crescendo negli Stati Uniti, senz'altro negli Stati Uniti e Canada. In Europa per ora è non è ammesso. La Polonia è l'unica che si è, diciamo, scanciata da questo gruppo europeo e ha iniziato lo shale. Abbiamo fatto un team congiunto con lui per studiare il gas che viene dalle rocce, sostanzialmente, no? Dicevano cosa? Dalle rocce, no? Dalle rocce, sì, frazionamento di scisti argillose che hanno dentro degli idrocarburi imprigionati, quindi si inietta acqua presso a poco a 800 bar, a bomba d'acqua. Beh, bombe d'acqua, poi ce ne abbiamo tante. Esatto. Insieme a dei... È che la roccia da noi rotola, no? A delle piccole frazioni di silicio, una sabbia silicea, quindi la bomba di silicea è una mescola strana tra acqua al 70% e al 30%, che è un fango siliceo, e il colore della bomba la fa durare 3-4 giorni al massimo, quindi tutta la sfida è come fare per riuscire a fare la cosa di più. Dopodiché ci viene su una bottiglia di gas e robe varie, bisogna trattarlo, depurarlo, e poi questo, che è ancora molto grossolano, va in altri filtri finché va un compressore, come detto c'è normalmente molto acido sottile, quindi va tutto perché distrugge il metallo se non lo corrode. Stiamo usando compressori con motori di plasma diamond like per riuscire a non farli erodere o corrodere, però direi che questa è tutta una tecnologia che è in fase di studio, e la nostra speranza è di giocarci la partita cercando insieme a Leni, per questo abbiamo fatto un tour congiunto studiando come poter migliorare, perché qui anche i grandi la COSERB, la KSB sono all'inizio. Se riusciamo a essere bravi più di loro qui, avremo uno spazio. Poi. Quindi tutto questo, insomma, ci dà conforto che non dovremmo avere problemi. Però dall'altra parte, piano sociopolitico, tutta questa crescita avviene all'estero, avviene anche con una fabbrica che è partita in Cina, avviene con una filiera che è stata spostata per ragioni competitive, per leggere i prezzi, dall'Italia alla Cina, alla parte India, Polonia, Romania, cioè, mentre prima i nostri acquisti erano, diciamo, per il 70% italiani, parlo di 10 anni fa, oggi sono per il 70% acquisti di fornitura che poi vanno nel nostro ciclo produttivo, ora sono per il 70% all'estero. E qui non c'è niente da fare, c'è un tema di competitività che il nostro sistema non tiene più. Questo ci ha consentito però di mantenere lo stabilimento principale in Italia. Se il processo di competitività generali e generali, insomma, sistemici italiani non miglioreranno, io immagino che quando alla fine l'azienda, sempre che, sperando che vada bene, fatturerà il 70% in crescita di 300-400 milioni, come noi abbiamo un piano di crescita tra acquisizioni e sviluppo interno che la porta a 250 milioni in 3 anni, e, beh, mi domando perché dobbiamo pagare tasse in Italia e gestire tutto all'estero. Cioè, certo,
spostare l'esperienza che c'è alla Spezia base sarà, direi, impossibile, però si assottiglierà la quota proprio, diciamo, elitaria che resta qui e si sposterà sempre di più. Sperare che il mercato interno, però ripeto, se non muore l'Italia. Mercato interno in questo settore qui. Dunque, ma per noi, in generale, l'ecologia in generale in Italia non ce la sentiamo più di operare, perché non, finisce che non essere pagato e finisce in galera. Le due combinazioni di insicurezza, di totale incertezza proprio, perché come, non sai mai quando sei in regola in Italia. Quindi, e poi c'è una magistratura... Siamo in streaming. Io non ho difficoltà. No, c'è una magistratura in questi temi che, diciamo, è molto aggressiva e che, a mio parere, considera l'impresa in modo preconcetto, per cui l'impresa tende a sfruttare. Almeno questo a livello di molte procure. Prendiamo il caso di Napoli. Il caso di Napoli, diciamo, ci ha lasciato la pelle la Fisi a Napoli, è lì che l'ha lasciata la pelle, ha costruito un inceneritore senza mai essere pagata. No, poi alla fine è sotto inchiesta. Alla fine ce ne siamo occupati e l'hanno pagata. Benissimo, alla fine l'hanno pagata, ma dopo che ormai si era quasi sbloccata. Sì. E sapete cosa è successo? Scuoteva gli anticipi nel Golfo Persico per i dissalatori che stava costruendo e li impiegava queste liquidità soprattutto per costruire l'inceneritore su cui non era pagato. Questo ha fatto sì che ha lasciato indietro anche una parte dei dissalatori, su cui li ha terminati con grandi contenziosi, con ritardi, quindi ha perso anche, a mio parere, una buona immagine competitiva. Ma tutto questo poi si è risolto in cosa? Nella soluzione di quanti oggi? Chi paga per questo? Paga qualcuno? Di 37 rinviati a giudizio, credo che 35 sono stati assolti. Malgrado fosse andato in prescrizione, mi dicono, il tribunale ha ritenuto di assolverli per non aver commesso il fatto. Noi non ce la sentiamo di lavorare in queste condizioni. A Napoli ci siamo stati, ci abbiamo rinviato a giudizio per cosa? Per aver perso i soldi a Napoli gestendo un depuratore che dicono l'abbiamo gestito non a norma, quando il bando di gara per assegnare questi depuratori diceva chiaramente, poiché non sono più a norma questi inceneritori, questi depuratori, li affidiamo in project financing a qualcuno che li gestisca e investa. Dopodiché, quindi, è chiaro che non erano a norma, voglio dire, più chiaro di così. Dopodiché ci hanno detto, non avete investito per metterla a posto. E noi non abbiamo investito perché non ci hanno pagato mai. Ci hanno dato 82 milioni con un decreto ingiuntivo. Ora, dopo che abbiamo risolto. Questo è un paese in cui noi non ci sentiamo più di operare. Politiche di filiera, rapporti con Ansaldo, queste cose qua, ci sono condizioni. Beh, le politiche di filiera, innanzitutto parliamo del caso della Franco Tosi. Noi abbiamo concorso per prendere la Franco Tosi da fallimento. Alla fine ci hanno detto in buona sostanza prenderla in affitto per poi comprarci. Ci hanno detto che c'eravamo noi, c'erano degli indiani che temevano i ricorsi avversi tra indiani e noi e che quindi avrebbero ribildato. E noi abbiamo detto, guardate che se ribildate, questa è un'azienda che è già al limite della sua possibilità di sopravvivenza. Perdere altri mesi e mesi per un'altra procedura, ma noi non ci sentiamo più poi di partecipare perché un morto non si resuscita più. Insomma, noi non abbiamo staccato, almeno poi altri. Questo era il nostro modo di vedere le cose. Allora ci hanno detto, certo, se non ci fosse il problema tra voi e questi indiani, se fosse sicuri che non c'è, questo ce l'ha detto il Ministero, insomma. Il Ministero è una persona del sottosegretario. De Vincenzi. Quindi se non ci fosse un contenzioso tra voi, se fosse sicuri che non c'è ricorsi avversi che faranno perdere. A questo punto con gli indiani ci siamo detti, ma qui prima che muoia proviamo a vedere se si può trovare un accordo. Abbiamo trovato l'accordo, ci siamo presentati da De Vincenzi alle 7 di sera,
per dire, ci ha ricevuto alle 7 di sera di 10 giorni fa circa, dicendo non abbiamo trovato un accordo, quindi non faremo ricorso, potete procedere all'affitto. E beh, la mattina alle 10 è stato emanato il decreto che autorizza la lettera, una lettera del Ministero che autorizza il commissario a disdire l'affitto e a far partire la procedura di gara, che significa altri mesi e mesi. Quindi anche da questo punto di vista c'è un disegno di politica industriale che prevedeva l'aggregazione di una filiera dell'energia vapore, diciamo, perché al saldo è l'energia gas. Certo. E non si capisce, questo è il Ministero delle Politiche Industriali, non so se conta qualcosa a proporre una politica industriale. Questo dirigente è bravo, naturalmente poi non riesce. Nel mio caso non l'ho potuto verificare, però voglio dire, senz'altro... No, non ho un ruolo apicale, comunque. No, ma noi, voglio dire, qui la politica deve aiutare, non danneggiare. Io non credo e non chiedo che la politica aiuti. Chiedo che non danneggi. Oh, questo sarà in streaming e sarà come si vuole, perché è così, sta così, se vogliamo possiamo raccontarla più in dettaglio, che è ancora più assurdo. Solo perché si sapesse. Questa vicenda della Zancottosi è ancora più assurda, anche perché abbiamo detto che non si ferma, e abbiamo dato conto al Ministero che il disegno non si fermava sulla Zancottosi, e spero che non si fermi e vada avanti comunque senza la Zancottosi. Però è un pezzo di economia del paese, di tecnologia di questo paese, che forse era opportuno. Sapete che cosa accade? Il commissario ha chiesto 30 milioni al Ministero per poter assicurare la continuità nel periodo fino a che non la vendiamo. Beh, allora io domando, uno Stato che è già in credito di 50 milioni sulla Francotosi, perché Equitalia è in credito di 50 milioni sulla Francotosi, è il principale creditore. Ora ce ne mette altri 30, chiede l'autorizzazione a Bruxelles per mettercela. Se gliela dà ce ne mette altri 30, perché se lo poteva affittare e non metterci niente? E favorendo un disegno di politica, a me sconosciuto. Ci sarà, qualcuno lo saprà, sarebbe bene che lo dicesse anche apertamente questo perché. Perché no, alla fine mi sembra che sia utile che si dia conto del perché. Mettere altri 30 milioni di soldi pubblici che deve rendere indietro poi, da Francotosi, quando già lo Stato è in credito di 50 milioni. Io credo che, quando vedo queste cose, sinceramente, sarà che io non ho la acutezza mentale per capire questi disegni. È possibile, ci mancherebbe. Però per ora mi resto sconcertato. E mi rafforzo di più nell'idea che questa azienda, se vuol sopravvivere, deve lavorare fuori dall'Italia. Spero che ci siano motivi per ricredersi e per poter migliorare. Ok, vedremo. Posso fare una domanda come formazione? Filiera della produzione, filiera della formazione. La mission della scuola dovrebbe svoltare e andare a recuperare integrazione del mercato del lavoro. Dal vostro punto di vista si possono costruire delle sinergie, lavorate più su dei processi di alta formazione, la qualità della qualità dell'indotto e quindi anche profili professionali più bassi da qualificare, perché il tema nostro dovrebbe essere quello di capire e sapere i bisogni formativi in progress e quindi inseguire il bisogno formativo delle aziende, tema che in questo paese rimane molto complicato come altri che lei ha descritto, insomma, però forse meno dannosi di per lì, ma complessivamente più. Il tema, diciamo, della produttività paese certamente deve molto, cioè sarà molto influenzato ed è molto influenzato dalla formazione, dal materiale umano. Noi non siamo un paese che ha petrolio, siamo un paese che ha energia umana, quindi il miglioramento e l'affinamento di questo è fondamentale per noi. E direi che noi, quello che noi riscontriamo è che la scuola, persino l'università, anzi soprattutto l'università,
sono disconnesse dal mondo produttivo. Ma qui di chi è la colpa ha poca importanza. Se il mondo produttivo che si sottrae, si dice che non fa abbastanza ricerca, però bisogna tener conto che l'Italia è il 75% della sua produzione va con aziende che hanno una dimensione sotto i 3 milioni di euro di fatturato. Dunque, pensare che questa struttura produttiva faccia ricerca e sia lei che trae dall'università si può dire, ma mi sembra molto improbabile. Quindi bisogna che l'università si faccia carico di fare ricerca all'interno di un sistema destrutturato. Per far questo è necessario che la formazione di una persona che esce dall'università preveda quasi obbligatoriamente che passi una fase di stage con un'azienda. Cioè che è come quando non so, un medico si laurea dopo aver fatto un periodo in una corsia di università, in una corsia di un ospedale universitario. Bisogna immaginare, credo, che qualcosa di simile anche per l'università italiana, se no rischierà di diventare accademia, in parte lo è già. Poi l'altra cosa, dico, io sono convinto che la ricerca in Italia, ci vuole la ricerca di base, ma poi ci vuole una ricerca legata al mondo produttivo. Beh, è inutile andare a fare brevetti o ricerche su aspetti che, o su cose che le industrie italiane non sono nelle filiere italiane, che vanno certamente al lustro del ricercatore, ma non vanno ad investimento sul sistema Italia. E quindi bisogna lavorare in questo senso, credo che sia essenziale, sia essenziale. Guardi, anche l'operaio oggi, noi lo chiamiamo operaio, anche se io più volte detto vorrei abolire la distinzione operaio-impiegato, non ha più senso. Se lei immagina che ci sono degli cosiddetti operai che sono conduttori di macchine utensili che valgono 1,5 milioni di euro e sono dei computer da programmare di momento in momento, da seguire di momento in momento, è come affidare un piccolo aereo a un pilota. Chiamarlo operaio questo e chiamare impiegato quasi come fosse un livello superiore, quello che timbra i cartellini, voglio dire, c'è qualcosa che veramente ci siamo legati al passato e abbiamo perso il senso di dove stiamo. Quindi perché non abolire questa differenza tra operari e impiegati? Diamo dei livelli, diciamo, dei pesi che secondo me sono i pesi della formazione professionale che ci vuole per creare quel tipo di personaggio lì, quel tipo di professionalità. Ora vedo qua si ridiscute sulle categorie dei metalmeccanici, terza super, quarta S, quinta, cioè, mi sembra veramente di voler cercare di spiegare come si arriva sulla Luna migliorando le scale a Pioli, cioè, siamo lontani, cioè, il linguaggio bisogna portarlo adeguatamente, però sono totalmente d'accordo, lavoriamo, bisogna lavorare su questo, non ci abbiamo più tanto tempo. Ci aspetteranno di là, siamo giusti. Dunque, gli assessori che sono più vicini a questi dossier sono l'assessore Rossetti, che oltre al bilancio della formazione dice i fondi europei dell'FSE, che sono le istituzioni per l'attività di formazione. Quindi ce ne abbiamo bisogno. A differenza stanza, abbiamo poi tecnici professionali oggi che sono reti tra scuole tecnico-professionali e aziende. Provata oggi, è un decreto, però l'abbiamo portato in comunicazione. Poi c'è l'assessore dell'ambiente, che è legato, diciamo, in questa attività, poi l'assessore dell'ambiente, che invece, diciamo, si occupa di un settore. Lei lo conosce, l'assessore Vescovo, l'assessore del lavoro, si occupa di tante cose, diciamo, delle aziende problematiche, non è questo il caso, l'assessore Paglia lo conosce. Solo urbanistica che potrebbe essere utile in caso di abbiate a che fare con la trasformazione di edilizia. Va bene, grazie. Grazie a voi, diciamo che non ci fa più guai.
media, non dico la stimoli, non procurare la stimoli e dice che sono cambia il paese, se ne vanno, su. Ce ne vanno. No, noi non ce ne vogliamo andare, non, c'è motivo, non c'è motivo di rimanere. Non ci buttate fuori dal paese, questo è il senso. Noi ci vogliamo restare, ci mancherebbe. Vabbè, andiamo di là, siamo puntualissimi, 13:29.